Ragazzi, buon modo day e bentornati in ritardo in un nuovissimo episodio di Genshin Impact. Incredibile, mamma mia! Prima di iniziare e buttarci in questa faccia incredibile, lo so, sono in ritardo di oltre una settimana e vi avevo promesso nella reaction che avevamo fatto ormai più di una settimana fa su Arlecchino che avrei registrato subito il mercoledì appena uscita la patch un video su Arlecchino e l'avrei messo subito sul canale. Purtroppo ho avuto dei problemini con OBS perché sinceramente rispetto ai primi due video che ho registrato su Genshin di ormai un mese fa non mi faceva registrare Genshin da PC. Ho sprecato due volte che sono venuto qui e ho dovuto registrare Palo e Elden Ring perché OBS non mi voleva registrare Genshin. Ci ho messo una vita a ricapire come far tornare a registrare Genshin con OBS da qui e quindi lo so, ho tardato di una settimana, ragazzi. In tutto questo ho anche registrato un sacco di video, quindi avrei voluto farlo uscire prima sto video, però non ci sono riuscito. Comunque, ve la siete goduta Arlecchino? Ecco, adesso me la godo io, perché in questo video incredibile, finalmente, dato che io non ho toccato Genshin in una settimana, ragazzi, ho iniziato la dieta nuova. Insomma, è stata una settimana abbastanza impegnativa a livello di video e vita quotidiana, incredibile. Oggi finalmente proveremo la 4.6. Ragazzi, io non ho mai aperto Genshin in una settimana, quindi io non so niente di tutto quello che è successo. Niente. Ad esempio, dove sta la regione nuova? Io non so niente. Dove sta la regione nuova? Tra l'altro devo fare pure l'Abyss e calcolate che mi scade tra 20 ore. Quindi questa è la regione nuova? Ok. Regione, insomma, l'isola nuova. Ok, molto figo, l'andremo a esplorare. Allora, con calma, cosa faremo in questo video incredibile? Allora, proveremo Arlecchino e se mi piace, summoneremo Arlecchino. Andremo a esplorare brevemente il boss nuovo e l'isoletta nuova. E ovviamente non credo di riuscirci mai nella vita perché lo sto registrando a un orario che è proprio fuori di testa questo video. Spero di farlo uscire dall'altro venerdì questo video qui. E lo sto registrando mercoledì. Per farvi capire, volevo fare la missione per sbloccare la boss fight di Arlecchino, ma probabilmente non ci riuscirò mai. Giustamente, io l'altra volta non avevo detto una cosa molto banale. Quando dicevo testiamo Arlecchino, io Fagiano, come faccio a testarla che ce l'ho a livello 1 se la summono? Cioè, io davo per scontato che avevo già Arlecchino all'80, ma io non ho niente per portare su Arlecchino, ho solamente i fiori. Ma vi prometto che per il prossimo Abyss avrò Arlecchino almeno all'80, come Navia, quindi così la potremo testare. Allora, ultima cosa e passiamo a Arlecchino. Sono usciti a quanto pare i famosi personaggi della 4.7, dove avremo Clorinde, mamma mia, e Seguin, la piccoletta mezza sirena, mezza umana, che non so da quale incrocio marino sia uscita fuori, però va bene. E sono due personaggi abbastanza interessanti. E ovviamente sono usciti. Quindi si potrebbe sapere qualche informazione su questi personaggi incredibili che devono ancora uscire. Io assolutamente non so niente, non ho letto niente, non ho visto niente. Ok, io ero in hype che Arlecchino fosse l'ultima bomba prima di Natlan. Io Pollo, io Fagiano. Clorinde è assurda. Io non posso dire niente perché non si dicono queste cose, però potrebbe essere uscita qualche informazione tipo che Clorinde potrebbe fare dei danni assurdi con la sua elemental skill. E invece Seguin, se no, potrebbe essere una support hydro incredibile, capito? No, quindi sinceramente io spero che Arlecchino mi piaccia, perché Clorinde sinceramente mi fa abbastanza impazzire. Il suo stile di combattimento è assurdo, che fa ridere che io fino a una settimana fa vi facevo un discorso su Arlecchino. Però io la summonerò Arlecchino al 99%, a meno che non mi fa cagare adesso, però. Quindi attenti, attenete qualche gemma, perché pure la 4.7 sono personaggi incredibili. E uscirà il nuovo Abyss. Sarà una roba tipo Abyss, ma non è un Abyss, che sicuramente porterò in video la prossima volta. Allora, con calma, sto a livello 0, ragazzi, ve l'ho detto, non ho giocato questa settimana, non ho fatto un cazzo. Allora, questo è l'evento che, vabbè, questo me lo farò probabilmente off camera. Allora, direi di provare Arlecchino. Come vedete, non l'ho mai provata, vai. Questa settimana tutti che facevano i gameplay su Arlecchino, tutti a mettere le peggio cose. Una cosa che me la sono spoilerata su Arlecchino, che ti voglio dire. Allora, a parte che mai... God, se è assurda. Lei ha una chicca che la rende diversa da tutti gli altri personaggi femminili di questo modello alto. Cioè il fatto che cammina in maniera diversa. Questa cosa non ci potevo credere, ma ho visto il confronto. Effettivamente, guardate, se fate il confronto tra come cammina lei e come cammina Raiden, Beidou, lei cammina in maniera diversa perché giustamente ha i tacchi. E questo la rende, secondo me, ancora più sexy. Però è un mio parere. Allora, c'ha la falce su. Se la fai un po' vedere il moveset di questo affare, no? Wow! Wow! Che è la letta sus? No! Yo! Così si fa la letta! Wow! La letta non è l'elemental skill! Io pensavo fosse parte del pacchetto! Invece basta che premi... Oh my god! Ma è assurdo! Vale solo per la letta sexy. Comunque, 77-120 non è terribile. Ovviamente c'ha l'arma sua che ovviamente non riuscirò mai a avere. Ha il set nuovo, che io ovviamente non ho. C0-888, quindi dovrebbe menare come un fabbro. Allora, la rotazione di lei dovrebbe essere sus. Allora, mo vediamo un po'. Allora, facciamo... Elemental skill. Anemo.
Anemo. Ciccio, carichiamoci un po'. Così. Poi devo ritornare qua, devo fare così. E meno. Wow. Wow. Ok, ah ok, ho perso il buff. E immagino mi posso rimettere la vita. Mi coglioni. Quindi devo fare la rotazione è così. Quindi, qui vabbè, non ho attivato la cosa di Shincho così. E poi risucchio e faccio i danni. Wow. Aspetta, allora ok. La rotazione è molto sus. Quindi elemental skill, poi vai negli altri e prepari altre robe, rivai su di lei. Poi ripremo cerchio, risucchio il Band of Life e comincio a menare come un fabbro. Questa è la gimmick di Arlecchino. Mi piace. Allora, rifacciamolo un attimo, allora. Elemental skill. Facciamo così. Andiamo qua, facciamo così. Facciamo così. E ah, devo risucchiare. E ora 69.000. Wow! Wow! E poi faccio la ulti. Ok. Allora, mi piace. Mi piace, facciamolo un'altra volta, aspetta, mi piace. Elemental skill. Facciamo così, una. Ricarichiamo così, facciamo così. Facciamo così, risucchiamo. E cominciamo a menare come fabbri. Damn! That's a lot of damage, son. Wow! E questa non è un Arlecchino forte, eh. Un'altra volta, aspetta. Ok, così. 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 Risucchiamo. 60.000, 50.000. È incredibile. 50.000 di nuovo. E poi mi rimetto la vita. Wow. Io immagino che potrò fare un team con lei, Kasua, Shincho e Bennett. Ok. Dai, un'altra volta e basta. Ok, mi ci sto prendendo gusto. Aspetta, un'altra volta. Un'altra volta e basta, giuro, eh. Poi prendo 20.000, 60.000, 47. Wow. Wow. E poi la ulti. Ok. Ok, la combo è molto molto figa. Ok. Allora ragazzi, è arrivato il momento delle summon. Abbiamo fatto il test su Arlecchino. Direi che è promossa. Andiamo nel punto fortunato, eh. Io ste cose non ci credo, però dai, facciamo la gag per il video. Mettiamoci seduti lì, che di solito porta fortuna, però ripeto, è proprio una cazzata, eh. Siamo nel posto magico. Ragazzi, direi che è il momento di fare le summon pazze. Ho 277 pull. Io l'ultima volta che ho pullato è stato per Navia. Possiamo sperare nel 50-50. Altrimenti ho paura che da quelle 277 finirò a 160. Qui c'è la lancia sus che ovviamente skipperò. Allora, intanto ci facciamo queste 7 pull così, tattiche. E se mi giocassi le 7 qui? Queste 7 le uso qui. Non troveremo mai nella vita l'arma di Arlecchino in queste 7. Poi iniziamo a pullare da lì, dai. Queste 7 le butto qui, dai. Tra l'altro questo è il primo video di summon che faccio per il canale, quindi GG. Dai. Che il godo sia con me, dai. È possibile che la becco con 0 piti in queste 7 a caso, lo faccio giusto perché così. Non si può mai sapere una botta di culo. Botta di culo. Si può mai sapere, io la butto così. Attenzione, non ce l'avevo la spadina questa qui, meno male. Un'arma incredibile. Che tanto non so neanche che fa con la spada, poi dopo la leggiamo. Abbiamo trovato la spadina. Le armi non è che ce n'ho tante, quindi mi fa comodo una spadina sus. Che fa? È una spada che dà HP per Nilo. Eh sì, è forte per Nilo perché vedi elemental skill, burst con Nilo, fai tanta roba qua. E poi HP. Ragazzi, che godo sia con me e andiamo. Dai, prime 10, vai. Arlecchino, vieni a casa. Allora mi è cascato il pad. Allora. Io l'ho detto scherzando che la trovavo nelle prime 10 pull. Oh, se trovo Cici, ragazzi. Ragazzi, c'è speranza, eh. Io, è 50-50, così, da vicino? Dai, nelle prime 10 pull, serio? Dai, non ci credo, eh. Dai, se la trovo nelle prime 10 pull, mamma mia. Dai. Era troppo bello. Abbiamo garantito Arlecchino, va bene.
Sarebbe stato troppo iconico, lo so, fammi un po' vedere. È stato bello crederci per quei 4 secondi. Allora, Jin a C2. Oh, attenzione, poi Jin picks up elemental. Vabbè, aumenta un po' la velocità, insomma. Vabbè, meglio di niente. Vabbè, divertimento è andato perché adesso è garantita, quindi bisogna solo trovarla, peccato. Vabbè, guarda, ti dirò, un po' di copie di Ninette non fanno mai male, intanto è nel banner. Vabbè, boh, andiamo tranquilli. No, sto pensando, sarebbe stato veramente iconico se la beccavamo nella prima. Vabbè, dai, andiamo avanti. Niente. Guarda, mi servirebbe o un altro arco da dare a Yelan, 4 stelle, oppure qualche altra Linette, non sarebbe male, perché a C6 mi pare che Linette prende pure il fatto che può usare la spada Nemo, quindi insomma. Vabbè, Freminent, non mi fa impazzire. Va bene. Parecchino a casa, vieni, tesoro? Niente. Qualcuno di voi ci aveva creduto che l'avevo trovata la prima pool? Vabbè, ci sta. Oh! Ragazzi, sta andando meglio del previsto. Ho detto che volevo questo arco qui perché ce l'ho a Refine 4 per Yelan. Finalmente glielo posso dare al 5. GG. Dai, dai. Vabbè. Ci siamo a 40, forse la troviamo adesso. Arlecchino viene a casa in amore. Niente. Vabbè. Dai. Dammi qualche altra copia di Linette, dai, su. Se la porta a C6 mi viene forse la fantasia di portarla all'80. Forse, No, niente, Changling non mi serve. Va bene. Adesso. Niente. Peccato. Oh, appena ho detto che volevo qualche copia di Linette in più, sono tornato solo Freminent. Vai! Arlecchino, eccola, è lei! Niente. Fammi capire, ho trovato un 5 star subito, mi fai arrivare a 90? Serio? Sei così gentile, gioco nei miei confronti oggi? Oh cavolo, la Rain Slasher. Adesso il mio gameplay cambierà tantissimo. Va bene così. Potrebbe esserci 6? Mi sa? Non lo so, eh. Poi dopo lo vediamo. Questa Arlecchino, ragazzi. Eccola, mammi. Eccola, mammi. Dai. 180, dai. Poteva andare peggio, dai. Un'altra Linette, questa palesemente C6, dai. Guarda, forse mi viene la fantasia di portarla su, Ok, cave, che non ho mai portato su però, e probabilmente non lo porterò mai su perché è un po' sus. Cioè, questo è uno di quei personaggi che mi piace per il design, mi piace per com'è nella storia, incredibile. Usa pure la valigetta come un'arma, peccato che poi a livello di gameplay sia insipido. Mammi? Dove sei, mammi? Arlecchino? Eccola qua, mammi, mamma mia. Arlecchino, fourth of the Fatui Harbingers. The children of the House of the Hearth call me father. I do hope our partnership proves to be a pleasant one, although I would imagine that should be fairly easy. After all, there's no cause for contention between us at the moment. Wouldn't you agree? Step on me, please? Che cosa devo dire? Ha fatto pure il discorso sus! Mi ha detto agree, e agree certo! Step on me every day, bro! Vabbè, dai, 180, non è andata in maniera super terribile. Allora, mi sa che Linette la possiamo assolutamente a C6. No, che peccato, C4! Perché a C6 prendeva la Nemo Infusion, che non era male, vabbè, peccato. Però già il fatto che a C1 ti faccia tipo caso che risucchia i nemici non è male. Forse potrei portare su Linette ora che ce l'ho a C4. Mi dispiace che non è C6, però se pensate che io Cookie la uso da morire e ce l'ho solamente C2, Cookie... C3. Allora, poi abbiamo trovato Freminent. Aumenta il critico e un po' di energia. Vabbè, non mi fa impazzire. E poi abbiamo Mammy, che ovviamente mettiamo follow su Mammy. Vedete che io uso questo arco qui con Yelan. Finalmente glielo posso fare più 5, però. Oh, Refine. Finalmente abbiamo trovato l'ultimo, 100%. Oh, questa è una cosa molto buona. Allora, Arlecchino. Che arma ti do, Arlecchino? Vabbè, adesso ragazzi, poi la builderò con calma. Probabilmente una delle armi migliori sarà o Deathmatch. Questa qui l'ho vista usare su alcune Arlecchino perché aumenta di tantissimo il danno, vedete, 48% normal attack damage, che è quello che vuole lei, però dargli un'arma 3 stelle mi sento un pochino, come dire, non mi fa impazzire. Probabilmente finirà che gli darò o la Staff of Oma, però non è che, come dire, sia fatta per le chino paura che gli dovrò dare la Deathmatch. E poi a livello di set, e io il set nuovo ovviamente non ce l'ho, quindi io stavo pensando, se gli mettessi per prova il Gladiator, tanto per cazzeggiarci un attimo, allora eccolo qua, ho dei pezzi assurdi Gladiator, quindi mi può vedere, questo che è, 24, mazza, questo è assurdo, facciamo questo. Proviamo questo.
Lei che vuole qua? Immagino attacco, vero? Qui mi servirebbe Pyro. Ce l'ho qualcosa Pyro? 82-123. Ma lei quando sale che porta su? Crit damage, ah, meno male, perché altrimenti, ok. Ecco, infatti non la posso portare oltre il 40 perché i fiorellini ce l'ho. Però giustamente dobbiamo farmare i pezzi di questo affare qua. Qui mi servirebbe qualcosa di Pyro. Qualcosa di Pyro? Pyro damage? Qualcosa di sus? E da questo è meglio che c'ho per adesso. 88-135, non è il massimo. Sperando però che il crit damage risale almeno a 150, sarebbe 88-150. Dovrei levare un po' di crit rate e mettere un po' più di crit damage. Però come prova. Va bene, allora io direi di provare una cosa a sto punto. Come faccio ad andare nella zona nuova? Come ci si arriva? Ah, c'è il teletrasporto? Ok. Vuoi vedere com'è il boss nuovo che non l'ho visto? Ah, ma proprio così, brutale? Senza neanche un minimo di exploration? Vabbè, ci si arrivava la barca, sus qua. Ma è così insignificante quest'isola? Wow, io mi aspettavo un isolone, invece no, niente sta a fare. Mare nostro, ah, che simpatici che siete. Le missioni mi faranno off camera, però voglio vedere la boss fight, il famoso gladiatore di roccia che suona. Sembra figo. Non so se provare Arlecchino al 40 contro un nemico al 90, non so se sia una buona idea. Vabbè. Un gatto incredibile. Tanto avete fatto l'evento del gatto, che l'altra volta era simpatico l'evento dei gatti. Lasciatemi andare, siete simpatici, però volevo andare a esplorare io. Non ho capito, voi che, perché mi fate questo, scusate? Ma il senso? Hey there! Umbrella warfare, I guess! Yeah! Vabbè, volevano giocare. Ah, erano ladri! Ah. Infatti dicevo, perché mi hanno attaccato? Quelli di solito sono quelli della gilda, pensa un po'. Sì, però Paimon, adesso io volevo andare a fare un minimo di esplorazione prima di chiudere il video, se mi fate andare. Che poi quest'isola è simpatica, ci sono un sacco di questi gladiatori sus, vedi? Un po' latini questi qua, eh? Imperatore, sento odore di Roma qua io. È tutto bello, ma io volevo fare il boss, non volevo fare questo. Ah, ma ci sono i golemmini piccoli pure, che fighi i golemmini piccoli. Questo mi ricorda che avete lo zodio, pensa un po'. Ragazzi, mi dispiace, forse voi lo sapevate che se parlavo con quei tre tizi mi si attivava la missione, io non lo sapevo perché... Pensavo fosse un dialogo così, random. Wow, ma che è il Valhalla? Ammazza, che figata. Mi piace tantissimo il design di questi cosi, eh. Dai, 9 su 10 questo tizio mi dà una coltellata appena arrivo sul trono, vedrai, eh. Questa è l'arma sus. Che sono quei cosini? Ah, ma mi state dicendo che per sbloccare il boss devo fare questa missione, eh? Ai ai ai, mi sa che ho paura che il boss non lo vediamo, ragazzi. Un simpatico Hydrocolus, eccolo. Potrei farvi un video in futuro dove catturo tutti i Hydrocolus sus. Ok, andiamo un po' a esplorare st'isola. Mettiamoci un attimo Arlecchino in squadra, va? Il team con cui la userà sarà Arlecchino, Kasua, Shinshu e Benny. May knowledge guide you. Almeno vediamo un po' quanto è bella, va? Non so quanto danno possa fare Arlecchino al 40. Io questi dovrò completarli prima di Natal, quindi probabilmente in futuro, ripeto, farò un video dove mi prendo una mappa e, come dire, mi metto a cercare tutti quanti questi Hydrocolus. Ma se facessimo una camminata sexy sulle montagne? Ovviamente lo spettacolo e il panorama dietro, ragazzi, mica altro. Ah, questo è il dungeon, vedi, ecco, questa è un'altra cosa che volevo fare. Ma questa musichetta chill mi piace. No, ma che figata la letta. Quanto dura? Ah, immagino potrà andare sull'acqua. Ma aspetta, voglio fare il test, vediamo se arriviamo fino là. Allora, test aletta di Arlecchino, vediamo se arriviamo là. Damn. Vabbè, questa penso si possa dire. Si dice che questo nuovo Abyss che ci sarà nella famosa 4.7 avrà delle meccaniche sus diverse dall'Abyss che conosciamo noi. E da quello che ho visto e da quello che si dice, come dire, servono una marea di personaggi. Dovrò cominciare a portare su altri personaggi. Eh sì, questo è il set nuovo. Proviamo Arlecchino al 40, vediamo com'è, dai. Proviamo un po'. Allora, Elemental Skill. Vediamo un po' come se la cava Arlecchino. Facciamo così. Facciamo così. 22.000? 22.000 al 40? E ci sono pure i nemici sus nuovi? Allora, mi ha fatto 22.000. Ma che belli i nemici nuovi! Ah, e questi come si fanno? Ah, gli devo rompere lo scudo, allora, ok. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Ragazzi, ma vi rendete conto il danno che sta facendo Arlecchino? Cioè, ragazzi, 20.000 è tantissimo. Wow. Comunque,
Ripeto, tanta roba. Quando il valore di Band of Life sale o scende, aumenta il danno. Me coglioni. Questo è l'altro set invece. Burning. Oddio, che reazione strana. Burning. Non lo usa nessuno. Burning. Burning è la reazione dendro fuoco. Il set di Band of Life funzionerà pure per i personaggi della 4.7. Secondo me, vedrai, eh. Perché si dice che pure Clorinde, come dire, userà il Band of Life. Quindi c'ha senso. Quell'altro sarà per Natalan. Vedrai se con Natalan loro boosteranno le reazioni di quel tipo. Interessante. Va bene. Comunque, posso dire di essere leggerissimamente stupito di Arlecchino, che al 40 con artefatti non buoni e i talenti all'1 mi ha fatto più di 40.000 di danno. L'unica cosa che mi dispiace che non abbiamo fatto in questo video è stata il boss nuovo e la boss fight di Arlecchino, perché sinceramente dovevo aggirarmelo che c'erano le missioni da fare. Allora ragazzi, io direi che da Arlecchino qui è tutto. Sinceramente sono stupito dalla potenza di danno, perché se mi fa 40.000 di danno a livello 40, che niente ragazzi, se la portassi all'80 e mi cominciasse a fare ogni botta almeno 100.000, come dire, potrebbe essere tanta roba. Bellissima questa qui, guarda che spettacolo. Prossima volta che vengo qui, hanno resettato l'Abyss con l'Abyss nuovo. Io la prossima volta registro l'Abyss della 4.6, che non so che ci metteranno dentro, spero cose simpatiche. Ragazzi, che cosa con voi da Arlecchino seduto in maniera sexy e tutto, e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video. Alla prossima!